Hello guys e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto la mia tier list delle entrap migliori dopo l'uscita di Lede. Con Lede abbiamo l'introduzione di Tenpai, che è un deck budget e potremo vedere un po' in giro. Diventerà molto più budget se ristampo il tridente, a quel punto lo vedremo molto ma molto molto spesso. E poi ci sono anche supporti nuovi per soprattutto Centurion, che inizia a giocare torno a Bestial, a DD Crow col nuovo sincro, e anche per Voiceless Voice, che inizia a fare una board un pochino più importante e anche più spaventosa. Iniziamo subito con le nostre HT. Ash Blossom, tanto tanto generica, mai un po' deboluccia, sì, però non è mai morta, e contro Branded è praticamente un FTK, quindi da mendeccare senza dubbio, specie in un format in cui tanti deck si possono permettere parecchio non engine. Bestial che ne giocavo 4 o 5 nello scorso formato, di cui 2 di main, vi direi che sono magari un pochino, hanno un pochino meno value i Bestial, sono sempre forti, quindi giocherei sempre magari almeno 2-3 Bestial, però ci sono altre entrap e secondo me hanno un pochino più value di questi, adesso che Centurion riesce a giocarci attorno senza problemi, perché da sempre straforti contro Branded, forti in alcuni spot contro Voiceless Voice, perché cerca sempre Voiceless Voice di rispettare i Bestial, lo metterei almeno inside, però c'è altra roba migliore. Contact sì, lasciamolo perdere ragazzi, quando è uscito SP non ha senso. Red Landing sì, stesso motivo, da quando è uscito SP no, non c'ha senso sta roba, sì, viene outata subito praticamente. DD Crow ve lo metto su situazionali forti perché è un'entrap poco giocata, che quindi magari è poco rispettata, e per giocare attorno a questa entrap, cioè per giocare attorno a altre entrap, rischia di andare sotto questa entrap. E poi se Labyrinth ritorna magari, non lo so, cioè questi deck strani ritorna, magari potrebbe tornare un pochino situazionale, però non so se riesce a trovargli spazio in un deck. Droll. Questo qui sono molto indeciso, perché non so che meta aspettarmi. Io mi aspetto sicuro un meta con Snake Eye e Farking in cima, però il resto del meta potrebbe essere abbastanza vario. Non so se metterò almeno inside, perché comunque è una carta che io non sopporto. Cioè, personalmente, magari la metterei qua giù, perché proprio odio Droll come carta. Però potrebbe essere giusto tenerla inside per non essere presi di sorpresa da deck strani, anche se le nuove strategie ci giocano attorno molto bene, quindi non saprei, forse situazionale forte più che almeno inside. Effect Veiler, ancora forte ragazzi, perché da Tenpai se parti terreno, fortissimo gli freni anti-Veiler, però è comunque forte, un entrap migliore sicuro contro Snake Eye e Fire King, quindi la teniamo qui e non è praticamente quasi mai morta come carta. Il Gamma lo mettiamo su situazionale forte, perché sia Gamma che il pacchetto quindi con Delta può essere davvero forte in alcuni spot, però non so se gli troverei spazio, ecco. Ghost Bell, invece, non saprei bene dove metterla, perché è un entrap che, se viene tirato al momento giusto, può avere veramente un impatto devastante, però viene stranamente molto molto rispettata da Snake Eye Fire King, con appunto, ci loccano il Flamberga con il Poplar, però per carità, c'ha comunque i suoi spot, sia contro Voiceless Voice che contro Labyrinth, che tra l'altro ha fatto pure secondo posto al YCS Rally, pre-Lede, prima di Lede, però comunque ha fatto qualcosina, quindi c'ha comunque i suoi spot in cui è buona, mettiamolo almeno in situazionale forte. Ghost Mourner è una HT che non mi fa impazzire, perché ho sempre paura, la PTSD per i Flander, roba varia. Despia, ogni volta che pesco questa carta contro Despia, c'ha sempre Branded Lost e non parte mai di opening. Mai di opening. Mettiamolo però almeno inside, perché comunque è un altro Veiler, un pochino più discount contro Snake Eye Fire King, quindi se avete spazio per fare entrap, questa probabilmente va a finire dentro. Poi contro Centurion pure non è per niente male, poi cade Voiceless Voice e piangete un pochino, però che ci volete fare? Ghost Ogre, invece, ragazzi, a me piace davvero, davvero tanto. Da morire. L'adoro questa entrap. Straforte. Non è rispettata per niente. Numero uno. Non è praticamente mai morta, perché la potete fare anche con Second. Itta Snake Eye, senza problemi. La fai su Apollusa. La fai su Mascherena. La fai su SP. La puoi fare ovunque questa roba qui. E il bello è che quando risolve, e risolve perché nessuno ce l'ha come target di cross out per adesso su Snake Eye,
ha veramente un impatto micidiale. Poi, sempre non parlare del matchup contro Voiceless, contro Centurion, contro Purrely. Straforte, l'adoro. Molto, molto, molto buona. Secondo me è da mendicare. Addirittura sopra alla Ghost Mourner. Ghost Reaper, lasciamola perdere. Non mettiamola in fondo agli insetti, però è più o meno sta a quel livello. Puzza tantissimo. La signora Lancea. Veramente situazione debole, più che altro perché potrebbero girare parecchi Cosmic Cyclone e per Centurion in dei matchup che possono essere, che ne so, Flanderis, non c'è idea, Kashtira. Il fatto che c'è questo e ti protegge ai Cosmic e intanto dà anche fastidio alla strategia avversaria può essere interessante, però molto 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 weak, molto ma molto molto situazionale, situazionalissima. Ecco, Nibiru secondo me è sempre molto forte, però ha perso un po' di value. Cioè preferisco addirittura Ogre rispetto a Nibiru. Se giocassi Snake Eye giocherei comunque Nibiru senza dubbio, perché è una delle entrap migliori going first addirittura. Going second però ci giocano veramente tutti attorno. La forza di Nibiru sta se è accoppiato con un'altra entrap, per esempio. Però da solo è veramente un entrap a cui tutti giocano attorno, nonostante l'assenza di Barone. E fine i deck che si proteggevano a Nibiru con Barone sono semplicemente spariti dal meta. Adesso escono fuori anche altri deck come Tempai, come appunto Voiceless Voice e Centurio, che di Nibiru se ne fregano. Probabilmente lo mendeccherei ancora per un po', però potrebbe anche andare a finire inside the Nib. Forse addirittura fare una cosa del genere. Vediamo. Per adesso comunque Snake Eye, Fire King si giocano e questa Going First è veramente micidiale. E Going Second comunque non è brutta. Phantasmei, adesso che poi Snake Eye praticamente quasi non inizia mai la combo con Link, o Linkuribo non lo fa prima, lo fai molto più tardi, secondo me ha perso di value. La metterei come situazione debole. Può essere carino magari in Centurio per andare a trovare delle carte, se vai a giocare Warbreaker, robe varie, e per proteggersi SP, che è uno degli incubi più grossi di Centurion, però anche questo molto situazione. Tutte le carte situazioni sono per Centurion, praticamente. Shifter, l'entrap più forte in assoluto, se ve la potete permettere. Metto sotto Imper... Se potete giocare Shifter, lo giocate. Mettete tre Shifter e poi fate il resto del mazzo intorno ai tre Shifter. Quindi se la potete giocare, giocatela, that's it. Il Schoolmaster, anche questo strasituazionale, cioè non me la sento di mettere lo stesso livello delle entrap che puzzano, però non c'è uno spot in cui giochi praticamente Schoolmaster sopra Bell, per esempio, non esiste. Quindi mettiamo situazionale debole, così, ma non penso vedremo mai questo. Ma sai che è Schoolmaster, non penso vedremo mai e basta, però mettiamolo, puzza un pochino, dai, puzza un pochino, non se fa doccia un po'. La Spooky Dogwood, sono spariti i Floodgate e quindi se andate primi, questo è un bel Floodgate contro gli Snake Eye, Fire King, giusto? Sì, non è male, se la pescate avete praticamente vinto Going First perché sopravvivete al 100%, però non penso che di trovare posto per una carta del genere. Ormai è meglio prevenire direttamente al board dell'avversario, c'è i cross out, roba varia, non lo so. Veramente in situazionale debole, perché penso sia meglio giocare magari altri board breaker tra cross out e DTT, questa roba qui. Penso non c'hai posto proprio per questa carta. E questo è quanto. Questa è la mia tier list delle entrap migliori dopo l'Ede per questo maggio. Tra l'altro io sarò all'Open, quindi se capita dall'Open magari a Roma mi trovate a giocare, non so ancora quale deck, vedremo. E come al solito spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile, fatemi sapere se siete d'accordo con me o se non siete d'accordo nei commenti, e ci vediamo al prossimo video. Bye bye guys.